Ragazzoni, ragazzuoli, dobbiamo parlare, dopo una sigla, di tutta la giornata trascorsa nel calcio, non solo con la notizia di Inter Milan, ma un po' tutto perché si sta parlando di nazionali, più in particolare oggi, Under 21. Sì, ragazzi, perché nel video vi avevo detto che la partita Islanda-Italia di Under 21 si era giocata e invece non si è giocata perché i controlli, non solo Gabbia ma anche altri due giocatori azzurrini, erano stati trovati positivi e quindi non si è giocato. Il Genoa rimane con 17 casi, il Monza in Serie B 2 casi di Covid, l'Ascoli mezza squadra, anzi mezza squadra e la Primavera, quindi non ha la squadra per giocare Io primo video che vi feci del Covid era anche a sfondo calcistico perché sapevo che fermava tutto e potrebbe rifermarlo ancora. Speriamo di no, però se non si prendono norme giuste, tipo le partite a porte chiuse, tipo però se i giocatori rimangono positivi è un problema per la Serie A, per lo spettacolo che offre il calcio, ovviamente anche a porte chiuse non è spettacolo, però almeno la giochi. E abbiamo visto nella parte finale dello scorso campionato che alcuni giocatori a stadio chiuso rendono di più, cioè non sentono quel rumore, quindi sono più concentrati, però l'essenza del calcio è anche il tifoso che la deve guardare da casa, purtroppo in questo momento, e dobbiamo stringere i denti tutti, anche chi di norma non andava allo stadio, tipo me, che io sto a Roma e non posso andare a Milano a vedere l'Inter. Posso vedere l'Inter una volta ogni morte di Papa, quando o c'è Roma in Inter o c'è Lazio in Inter. Vediamo cosa succede. Gli azzurrini e Islanda Italia era una partita valevole per la qualificazione agli europei Under 21, e pochi giorni fa l'Italia ha giocato un amichevole pur con altri 3 positivi trovati prima della partita, domani, perché è già sabato, domani l'Italia va a Danzica, contro la Polonia nella Nations League. Vediamo cosa ne esce fuori da questa vicenda brutta. Però, come dicevo nel video della positività di Inter Milan, il preguarito, ragazzi. E io non sono, cioè io mi allineo con il pensiero di fermare tutto, perché ormai questa brutta bestia, che molti dicono non fa niente, fa è vero, se i tifosi tutti insieme fanno
fanno la squadra e tocca stringersi uno con l'altro, non fisicamente, e farci forza in questo momento brutto. Quindi se fermano il campionato io non c'ho nulla da dire. Se va avanti deve essere portato avanti in sicurezza. Quindi ragazzi, il video finisce qui. Commentate, iscrivetevi al canale attivando la campanella, mi raccomando, è gratis. E arriviamo a sti 700, raga. Arriviamo a 700. E allora ragazzi, in descrizione trovate tutto. E noi ci vediamo alla prossima.